Analisi tattica, Genoa-Juventus 0-3, Mister Zenzola, le slide, tanti già collegati con noi, siamo a fare ovviamente il commento tecnico-tattico di una vittoria, c'è chi l'ha rivista, io no, Mister, tu invece? Sì. Ben ritrovato, come stai? Bene, grazie Luca, tutto a posto, buon pomeriggio a tutti. Quando si vince, sempre contenti. Sì, detto che è stato un crescendo ancora una volta. Qui dopo il primo tempo ho letto e pensato tante cose che poi in qualche modo una parte di queste sono anche andate via, una parte. Io voglio ringraziare subito gli amici anche di YouTube che sono qua a riprendersi il contenuto. Zenzola vi legge se commentate. Ma abbiamo in live da Panino col Salamino, Adelboy, Gabrosch, Spinoza, loro non se lo perdono mai, JB Zone in live, Clark, Robertone De Vita, Zonan Ban, Diamantino, insomma, dobbiamo andare secondo me molto molto nel dettaglio e molto veloce oggi, vi ricordo che poi ci sarà il contenuto live con gli approfondimenti di tutto e di più con Massimo Zampini. Mister, una cartolina prima di iniziare, una cartolina tua su Genoa-Juventus. Allora, primo tempo ho rivisto i problemi delle ultime tre partite con una variante positiva che poi vedremo. Nella fase di sviluppo dell'azione offensiva, troppo lenta la Juve nel giro palla e quindi il Genoa riusciva a chiudere bene gli spazi. Sai secondo che a volte penso che lo facciamo apposta. A volte penso che... No, ma in questi inizi... Poi col Genoa è stato complicato tutto il primo tempo, a differenza che col Como, col Verona... lascio stare il PSV, che è stata una partita con un tema diverso per il tipo di avversario. L'esasperazione a volte mi porta a pensare... È quasi voluto, ma sicuramente sbaglio, Ma secondo me questo principio di gioco che è il consolidamento del possesso palla, secondo me è portato proprio all'estremo, nel senso che facciamo talmente tanti tocchi nel momento in cui riconquistiamo la palla o facciamo partire l'azione che permettiamo alla squadra avversaria di chiudersi e bloccarci tutte le possibili soluzioni offensive. Secondo me è un giro palla a volte eccessivo. Però la Juve ce l'ha come principio, cioè piuttosto ecco, che una cosa che lo distingue, una cosa che lo distingue da alcune cose degli ultimi anni, dove provavamo a fare un possesso palla, anche in quel caso ci sembrava lento. Dico, uso il verbo sembrare, perché non siamo noi gli allenatori, quindi è che questo lo noto e poi andiamo a rullo con le slide. Non sta comunque il pallone tanto tra i piedi dello stesso giocatore, mentre prima 2, 3, 4, si giocava anche a 4, 5 tocchi, 6 se c'era il tempo di farlo. Qui tendenzialmente la palla va piano, ma gira, ecco. Gira. Sì, si muove, ci sono massimo due tocchi, c'è sempre stop e passaggio, però effettivamente non riusciamo a trovare spazi proprio perché la palla passa praticamente per tutti i giocatori di movimento e quindi poi dopo quando arriva a quelli che sono i nostri riferimenti offensivi, tutte le soluzioni sono chiuse, tutti gli spazi sono chiusi, lo vedremo nelle slide perché le ho fatte vedere. Però c'è di buono il secondo tempo secondo me si è visto qualcosa di diverso e non credo sia solo per il rigore che ci hanno dato subito e quindi abbiamo sbloccato, anche per quello, ma già la Juve si vedeva che era messa in maniera diversa in campo. Il primo vero cambiamento tattico avviene al 39esimo del primo tempo. Cioè Kalulu e Danilo si spostano. Nico si avvicina a Vlahovic perché l'occupazione e si è intravisto poco delle conseguenze. Ma c'è stato. C'è un primo dettaglio. Tiago prova a sistemarlo prima dell'intervallo. Tant'è che lui dirà, poi non sappiamo quanto... se è vero o no, nel dopogara dirà che lui nell'intervallo ha parlato poco, ha lasciato parlare molto i giocatori. Così ha detto. Prego. Mister, da dove parti?
Partiamo intanto dalla disposizione tattica della Juventus, che è un 4-1-4-1 o 4-3-3, chiamiamolo come vogliamo. Vedete Fagioli davanti alla difesa, e questa, diciamo, in un centrocampo a tre è un po' una novità. E Kop e McKennie come mezzali, però invertiti di piede. Di solito Kop è a sinistra e McKennie a destra. Qui vediamo McKennie a sinistra e Kop a destra. Per me l'idea qui era, l'ho pensato perché l'ho visto subito, qui tu hai fatto questo fermo immagine, signore e signori, del primo minuto, eh? Quindi Sì. secondo minuto, ecco, quindi qui ho pensato, mentre la commentavo, vuole innescare Nico con Kop. Cioè il mio pensiero è stato quello, Secondo me eh? anche il piede L'innesco di invertito Nico della non ha mezza, sì. funzionato, eh? Però boh, questo ho pensato io. Ma io ho pensato invece che mettere anche la mezzala a piede invertito vuol dire provare a cercare il cambio gioco, il taglio dell'esterno opposto con una giocata, diciamo, filtrante da quella posizione. E poi allargando Kop, come spesso fa quando gioca in quella posizione, hai comunque un piede invertito a sinistra. E quindi hai più o meno la stessa giocata. Io ho pensato questa cosa qua. Ecco, io vorrei far vedere subito la novità rispetto alle La partite novità, precedenti, ragazzi, forza. che è stato il pressing. Allora, siamo stati abituati a vedere la Juventus pressare, non fare un pressing ultra offensivo, ma aspettare la squadra avversaria a tre quarti per poi aggredirla in quella zona. Invece col Genoa si è visto subito un pressing ultraoffensivo. Ogni volta che la palla tornava indietro o ripartiva dal portiere, la Juve saliva in maniera molto aggressiva, uno contro uno, contro le possibili soluzioni di passaggio. Qui vediamo, siamo proprio all'inizio, vedete, è come Vlahovic si sposta su uno dei due braccetti, Iltiz dall'altra parte, e le mezzali subito molto alte, quindi Kop e McKennie subito a pressare i costruttori di gioco Già si del intravede il Genoa. Esatto, centrale difensivo nella loro metà campo per accorciare. si vede esattamente, è Kalulu, c'è anche Bremer, anzi questo è Bremer che si vede, Sì, si tutti intravede. molto molto alti, ecco, tutti molto alti. E questo pressing, allora, è capitato delle volte nelle partite della Juventus all'inizio, ma non in maniera costante. Invece, avete visto, lì era il minuto 4, qui siamo al minuto 6, rimessa dal fondo del Genoa. Vedete come è alta la Juventus proprio per cercare di impedire le uscite dal basso della squadra di Gilardino, che diciamo sono fatte bene, sono ben studiate. Vedete anche minuto 17, stessa cosa, passaggio Mi indietro a Borghini, sembra una vedete? slide in fotocopia. Esatto, cioè è stata proprio una situazione costante, direi innanzitutto del primo tempo, ma anche del secondo. Secondo un po' meno perché il risultato era a nostro favore, e quindi vedete anche qua, minuto 21, stessa cosa, sempre palla al portiere, vedete come comunque le soluzioni sono abbastanza marcate. Vedete McKennie che guarda il suo avversario proprio uno contro uno. Ho l'ultima, sempre giocata sul braccetto. Vedete come c'è molta densità. La Juve fa densità. E non l'abbiamo vista con questa continuità spesso nelle partite precedenti. Quindi la Juve l'ha preparata in questa maniera. Voleva pressare alto il Genoa. Però qualcosa è Normalmente andato storto è nel andato primo tempo. storto nel senso che nel momento in cui riconquistavamo palla, sempre per il discorso del consolidamento del possesso, si perdeva il vantaggio della riconquista. Perché consolido il possesso, faccio girare la palla, il Genoa nel frattempo si chiude. Solo in una situazione che vedremo dopo siamo riusciti a sfruttarla. Però il problema principale della Juve è stato questo: il giro palla lento. Vedete quanti giocatori portiamo nella metà campo avversaria, ma c'è poco movimento davanti. Guardate, noi spesso ci soffermiamo sulla postura del corpo dei giocatori. Qui è una palla in nostro possesso, Fagioli allarga le braccia, non c'è nessun movimento. Io sai Proprio che non. questa cosa davanti, poco movimento senza palla, soprattutto quando la difesa avversaria è già schierata, secondo me li devi un po' spostare. E l'avevo notata anche contro il Napoli, però lì davamo valore al tipo, al livello difensivo del Napoli, l'avevo notata anche contro l'Empoli.
davanti, i 4-5 davanti, sopra palla, tendono a muoversi poco. Poi magari fanno il movimento repentino, però non vedo movimenti che favoriscono tanto il portatore di palla. Questo perlomeno negli inizi di partita lo trovo una costante. Sì, si è visto in diverse situazioni. Vedete qua, per esempio, siamo nella stessa azione. Cioè, sì, perché Fagioli va a sinistra da Rui. Fagioli va a sinistra dal Diz. Vedete come la palla arriva lì, ma il Genoa, che era tutto, vedete come è tutto spostato a sinistra, riesce comunque a scivolare bene ed andare a chiudere le soluzioni di passaggio. Vedete qui il Diz è costretto a tornare indietro, Rui è marcato, McKennie che tenta un inserimento è marcato dal braccetto. Scusa, mi torni sulla slide precedente e poi di nuovo su questa. Ecco, qui mi pare che, e io questa è una cosa su cui ho insistito nel dopogara in diretta qua su Juventus, non ho però rivisto la partita, però mi riporta quella riflessione. Soprattutto nel 4-1-4-1 le vorrei chiamare mezzali perché sennò sembra un centrocampo a tre, però per dare l'idea del 4-1-4-1, diciamo le due mezze punte centrali, sì, Cobb Miners e McKennie, sono molto concentrate troppo sulla posizione, sul tenerla e su occupare il campo con le distanze. Il problema è che la palla intanto si muove e i difensori avversari invece non si muovono, nel senso che ti stanno addosso. Se tu vai sulla slide dopo, qua guardate Cobb Miners e McKennie, centrodestra, centrosinistra, guardate qui sullo scarico, McKennie è esattamente dove immagino che sia e Cobb Miners è quella gamba che si vede lontanissimo dalla zona palla, non viene a stringere, non viene a fare l'appoggio, esattamente, cioè come il subbuteo. Quindi sì, c'è ancora una concentrazione molto forte da parte dei giocatori nel cercare di stare in campo messi bene, però questo porta al fatto quasi che sia indipendente da dove sia il pallone o come sviluppa l'azione, che non è corretto. Infatti poi nella ripresa ci sciogliamo molto da questo punto di vista. Sì, e tra l'altro vedi, non c'è ricerca dello spazio, cioè come dici tu, molta attenzione nel tenere le posizioni, ma poca, diciamo, iniziativa, nel senso qui una dei due, uno tra Cobb e McKennie, potrebbe sulla palla di Fagioli attaccare la linea difensiva avversaria oppure, per allungarla. Oppure, mister, anche muovendosi orizzontalmente, tu vai a crearlo il corridoio potenziale del passaggio, poi magari Fagioli non te lo fa, sceglie una soluzione diversa, ma questo magari ha mosso la difesa. Sono tutte piccole cose che, ripeto, quando la Juve quest'anno ha fatto risultato, queste cose le ha fatte bene, cioè, soprattutto le ha fatte, mentre a inizio partita siamo sempre un po' ingessati. Questa è la mia impressione in generale, ecco. Sono d'accordo, e tra l'altro la stessa situazione è a destra, vedete qui è molto simile a questa, vedete, cioè il Genoa riesce a scivolare molto bene, a mettere tre giocatori a presidiare la fascia, quindi a coprire la catena laterale avversaria. Vedete qui è Nico, Cobb e Danilo, esattamente come nell'altra slide erano Yildiz, Rui e McKennie, però non c'è spazio e non c'è neanche movimento, quindi o l'esterno va nell'uno contro uno. Sì, che poi però attento, in un attimo quando la difesa avversaria scivola comoda e in un attimo è un uno contro due, guarda il Diz sì, prima, ma guarda anche qua Nico, sì qui, però in un attimo che è un uno contro due. Certo, certo. E infatti tante volte abbiamo visto l'esterno ritornare indietro e giocare palla indietro o andare verso il centro, proprio perché non c'era lo spazio per sfondare, anche se Nico un paio di azioni uno contro uno è riuscito a farle, sì, soprattutto alla fine. Ecco, quindi giro palla lento, non si riusciva a trovare spazi, e abbiamo visto Cobb Miners sempre molto largo, in alcune situazioni giustamente secondo me, qui lui cerca di dare una soluzione di passaggio, tra l'altro gli gioca palla Danilo, lui anche qui è costretto a tornare indietro perché vedete che c'è il Genoa subito aggressivo in chiusura e gli altri giocatori diciamo non sono proprio vicinissimi, compagni. Coppa l'abbiamo visto largo anche in fase offensiva, vedete qui è Nico che entra dentro il campo, palla a Kalulu, Danilo largo
e Coppa è lì che prende quella posizione. Quindi quando gioca la Juve col 4-1-4-1 e Kop è schierato in quella posizione, lo vediamo sempre molto, molto largo, cioè cerca sempre questa situazione di dare ampiezza alla squadra per permettere all'esterno di entrare, di entrare dentro il campo. Qui è un semplice scambio di posizione, sì, tra Kop e Nico Gonzalez. Sì, tra la mezzala e l'esterno è una cosa che si fa normalmente, quindi non la trovo sbagliata. Però anche questo invertire la posizione non ha creato granché. Dall'altra parte invece è il Diz che prende sempre l'ampiezza. Vedete qua, giro palla della Juve per isolare l'esterno sulla fascia. Vedete, guardate il Genoa come è tutto rivolto verso il pallone, quindi sta per scivolare da quella parte. Però vedete come qui comunque il Diz è solo. Qui è la stessa azione, vedete, 12:03 riceve palla e sarà costretto tenta di puntare la fascia, il fondo, ma poi decide di tornare indietro e si andrà dall'altra parte, proprio perché il Genoa ha il tempo di scivolare e portare i giocatori, eppure il Diz riceve e ha 4 giocatori sopra palla. È una bella cosa. È una bella cosa. Nessuno gli va veramente incontro per fare una giocata combinata. Viene lasciato lì. Però questa è una situazione, secondo me, interessante. Cioè, se io guardo questa slide, dico, wow, 4 giocatori sopra palla con l'esterno nostro che riceve e il difensore più vicino è a 15 metri. È vero. Però, appunto, come dicevi tu, i compagni non sono nella posizione per creare una superiorità numerica, e anche il Diz ad un certo punto decide che quella è un'azione che non può svilupparsi da quella parte e torna indietro, quindi l'azione sfuma perché va dall'altra parte. Vedete qui quest'altra situazione poco dopo, siamo sempre in quel minuto lì, però si vede che la palla torna lì, ma poi siamo comunque chiusi. Qui addirittura c'è Cop Miners a fare la mezzala. McKennie si è invertito, è andato dall'altra parte. Però il Genoa è molto bravo a chiudere tutti gli spazi sulle fasce. Quindi la Juve, un po' per il possesso palla lento, un po' per i troppi passaggi, poca verticalità, non riesce a sfondare. Le uniche due occasioni, secondo me, anzi possiamo dire tre occasioni, in cui è riuscita a sfondare, diciamo, il muro difensivo del Genoa, è stato in una situazione di 1-2. Vedete qui Kop che gioca su Nico, che gliela scarica subito di prima, e Kop andrà al tiro di destro che uscirà a lato. Però qui vedete come riesce con due giocatori la Juve ad entrare dentro l'area avversaria. Prima volta che giochiamo con due giocatori vicini. Esattamente. E l'altra situazione è una situazione di riconquista. Vedete qui McKennie recupera palla a centrocampo, la gioca subito su Fagioli. Vedete come riusciamo a trovare il corridoio se cerchiamo subito la verticale nel momento in cui si riconquista palla. Qui Fagioli giocherà su il Diz farà il cross e Vlahovic arriverà in ritardo di un pelo, o forse ha fatto il velo. Adesso sì, ha fatto il velo, ma dietro non c'era nessuno. Sì, l'altra situazione è l'ultima, sempre favorita. 40° minuto. Esattamente, da un giro palla veloce. Cioè, Vlahovic scarica di prima su Ildiz ancora di prima su Fagioli a campo, gira palla su Kalulu andrà al cross. E Vlahovic non arriverà per un pelo a colpirla di testa. Però vedete come dalla fascia sinistra si arriva a destra, giocando veloci, quasi tutto di prima, si trovano gli spazi in questa maniera. Cioè, quindi quando la palla circola più velocemente si riesce ad attaccare la linea avversaria sul lato debole. E queste sono, diciamo, le uniche tre azioni che è riuscita a fare la Juventus nel primo tempo. Poi c'è il secondo, però. Sì, ci sono stati quei due sfondamenti centrali di McKennie, uno che però nel traffico, uno quel tamponamento in area che viene fischiato fuori in attacco, e poi credo veramente poco dopo,
situazione analoga invece viene esteso e c'è la punizione dal limite che Vlahovic calcia alta, sì. No? Però sì, ci sono anche due tentativi di andare di forza centralmente. Sì, tra l'altro il Genoa fino adesso aveva dimostrato nelle partite precedenti di essere comunque una difesa perforabile, cioè col Venezia sono andati dentro 1-2 tante volte gli attaccanti del Venezia, quindi si poteva anche provare quel tipo di soluzione e si è visto nell'azione di Coppa che comunque si riusciva ad andare dentro, però la Juve era lenta e quindi non la cercava neanche questa soluzione qua. Nel secondo tempo cosa cambia? L'abbiamo visto tutto, Danilo va a giocare centrale, Kalulu si sposta sulla fascia e vedete Kopp che va a giocare proprio quasi da seconda punta, quindi molto più vicino a Vlahovic in zona centrale. Quindi la Juve passa da un 4-1-4-1 al 4-2-3-1 sì. Con Kopp in posizione di trequartista. Si è visto poi benissimo, soprattutto con l'ingresso di Thuram. Esatto. Cosa si vede subito? Si vede questo, vedete? Cioè Kalulu molto largo permette a Nico, cosa che Danilo non ha mai fatto nel primo tempo, non l'abbiamo mai visto andare in quella posizione, era sempre a sostegno dell'azione ma mai propositivo sulla fascia. Con lo spostamento di Kalulu si vede questa situazione qua, con Nico che può entrare di più, quindi non è Kopp che si deve allargare ma ho già il terzino che si allarga, ma con il vantaggio che abbiamo un giocatore in più dentro l'area, che è appunto insieme a Vlahovic. E da questa situazione nasce l'azione del rigore, perché poi la palla sì. Riesce ad arrivare a Nico, Nico metterà bene il cross sulla parte opposta, vedete l'inserimento di lui dall'altra parte, però vedete che abbiamo quattro giocatori contro quattro giocatori del Genoa, quattro attaccanti contro quattro difensori al limite dell'area, e quindi già le azioni cominciano ad essere un pochino più pericolose. La Juve passa in vantaggio e diciamo che le cose incominciano a diventare anche più semplici, non smette di fare pressing, lo vediamo qui comunque nel momento in cui il Genoa gioca la palla indietro, che sia sul difensore o che sia sul portiere, la Juve alza il pressing e soprattutto porta molti giocatori in zona palla per la riconquista. Vedete qui è proprio una situazione in cui riusciamo a recuperare palla subito, cioè nel momento in cui stiamo attaccando la perdiamo riusciamo a recuperarla subito, perché la Juve porta tanti giocatori e con il vantaggio riusciamo anche a trovare degli spazi in più. Per esempio questa è un'azione di Ildiz che parte praticamente quasi dalla nostra area, attacca centralmente, poi troverà questa palla su Kopp che giocherà in mezzo e qui Vlahovic la mancherà. Però vedete come la difesa del Genoa non è più compatta, cioè nella fase di ripartenza la Juve è molto più veloce, e qui è interessante far vedere come da una situazione difensiva si passa a una offensiva e abbiamo sei giocatori che partecipano, e tra questi giocatori non ci sono solo i quattro attaccanti ma c'è anche McKennie e c'è anche Kalulu. Quindi insomma la Juve prende. Ha ragione Dav Shad. Nel secondo tempo l'ampiezza l'hanno data i terzini, i quarti, con gli esterni alti che si sono potuti accentrare o comunque fare meno lavoro. L'elastico. Ha ragione. Credo si veda qua. Vedete qui Kopp fa la punta. Vedete, è proprio dentro l'area e vedete la palla ce l'ha lui e il Diz e Nico sono dentro il campo, quindi la Juve praticamente attacca con un rombo quasi centralmente, l'ampiezza è presa da una parte da Rui e dall'altra da Kalulu. Questa è proprio sì. La slide che dimostra quello che bravo Dav amico. Sì è questa. L'azione del secondo gol secondo me è molto bella, perché dimostra che la Juve, anche sotto pressione dell'avversario, non butta via la palla e cerca sempre di giocarla. Questo per permettere alla squadra di salire compatta e di trovare gli spazi, diciamo, con più passaggi, con passaggi corti. Lo vediamo, praticamente l'azione comincia da... la palla ce l'abbiamo noi a metà campo, torniamo indietro e Bremer col pallone tra i piedi si ferma proprio
proprio sembra attirare la pressione del Genoa, guardatelo qua. Nel momento in cui arrivano i giocatori del Genoa, la gioca su Perin, e questa è una giocata classica per venire fuori dalla pressione. Vedete subito il filtrante per Fagioli che allarga su Bremer. La palla poi arriverà a Rui, che farà uno stop sbagliato, ma riuscirà comunque, non la butterà via, la giocherà comunque sotto pressione. A quel punto Fagioli, McKenny, Kopp, tutto di prima. E a quel punto Kopp riuscirà ad attaccare e fare questo passaggio molto bello, filtrante per Vlahovic, che andrà a concludere in diagonale molto bene, secondo me. Qui Vlahovic ha fatto un gran gol. Quindi vedete che la Juve comunque sotto pressione non butta via il pallone, cerca di venire fuori con pochi passaggi, e quando la squadra avversaria non è così attenta nelle chiusure, gli spazi che trova sono importanti, e si riesce ad essere anche sia efficaci che belli da vedere. Vorrei sottolineare che il gol di Vlahovic, la finalizzazione, nel senso la conclusione, è veramente quella che ti aspetti da Dusan. Sappiamo che ce l'hai sul piede forte. L'angolo non ha un grande angolo, è stato davvero molto bravo, perché tira forte e preciso, non dà tempo a Gollini di andare giù, ecco. Dato che molte volte si è parlato a livello di fondamentali di come aiutati tu per primo, Dusan, che poi il gol li fai, che è riferito a come ricevi il pallone, lui fa uno stop sulla corsa, sì. Uno stop orientato che finalmente ti fa un terzo del gol col sinistro, la domestica mantenendo la corsa e portandosela alla distanza che lui voleva. Lo stop è corretto, è fatto benissimo, non è solo corretto, diciamolo. È un gol vieresco, sì, Vieri faceva questi gol col sinistro. Vero. Gol vieresco. Bravo Dusan, bravo Kopp. Brava la squadra, il mister ha voluto sottolineare proprio come ce la siamo voluti costruire questa situazione per Dusan sulla corsa, come chiedeva Tiago. Dobbiamo prenderlo sulla corsa in verticale. Certo, non era facile farlo nel primo tempo questa cosa qui. No. Però, insomma, è andata bene. Non era uno stop difficile. Intanto però è fatto e eseguito in maniera congeniale per me. Fa 30% come altre volte, il 30% del gol viene da lì, anche 50 volte. Ecco, dopo il gol la Juve fa dei cambi, quello principale secondo me è l'ingresso di Douglas Luiz e di Conceição, lo vedete qua in basso a destra. Come hanno detto i telecronisti, Thiago Motta gli ha detto: pesta la linea e attacca con criterio, con giudizio, e lui questo ha fatto. Vedete com'è largo, e Douglas Luiz invece va a fare il mediano insieme a Fagioli. Con Conceição subito si mette in mostra, e cosa fa vedere? Fa vedere la sua caratteristica principale, la velocità nell'uno contro uno. Vedete qui da dove parte, sembra quasi una delle situazioni che abbiamo visto nel primo tempo, con la differenza che lui l'uno contro no, uno, con la differenza accetta. Che nel primo tempo, scusami, torno indietro. Nel primo tempo la mezzala del Genoa sarebbe già stata quasi in zona raddoppio. È vero. E qui, ecco perché dico sempre: con Conceição a gara in corso è un fattore. Mi piacerebbe scoprire prima possibile, non dico quando verrà schierato titolare, uno stesso grado di efficacia quando... E questa è proprio la situazione che vorrei sempre per Conceição. Se la immagino. A palla, cioè proprio slide, freeze, fermo, dico wow, dammela 3 volte a partita, 5 volte a partita questa situazione con Conceição. E infatti ecco. Lui punta e arriva sul fondo, questo è il cross che poi purtroppo Kopp sprecherà colpendo la traversa da 0 metri praticamente. Però si vede che corsa fa e come il difensore del Genoa non riesca a stargli dietro. Altro la mette dentro col destro, vorrei far notare. La mette col destro dietro la linea dei difensori, quindi un bel cross, cioè tra i difensori e il portiere. Poi ci sono gli altri due cambi, entreranno Savona e Thuram. Fagioli andrà a fare l'esterno a sinistra perché esce il Diz.
la struttura della squadra non cambia, il sistema è sempre quello, e poi uscirà anche lui ed entrerà Cambiaso. Ecco, ho voluto far vedere questa azione. Lo sapevo che questo non avresti resistito. Perché qui si vede l'esterno con Seisao che entra dentro il campo, appoggia palla al centrocampista che fa questa giocata a saltare proprio la linea della squadra, la linea difensiva della squadra avversaria. Qui Savona metterà un bel cross e Vlahovic, secondo me, si mangia un gol incredibile, perché era più facile tirarla fuori di testa che metterla dentro. Le ultime due slide sono sul gol di Conceição. Vediamo, le ho messe perché si vede la posizione di Kopp. Guardate, cioè, quanto è cambiato nel secondo tempo. Dal primo tempo, la manovra della Juve avendo un Kopp così vicino a Vlahovic, cioè è cambiato veramente tanto. Poi è vero, siamo sul 2-0, abbiamo sbloccato su, cioè tutte le si può dire tutto su questo, però secondo me a livello tattico è proprio cambiato tanto e si è visto nella manovra offensiva. Qui Thuram farà il cross dentro, Kopp fa il velo e con Seisao calcia di prima, che non è una cosa da tutti in quella posizione, non stopparla e calciare di prima e metterla sul secondo palo. Controtempo. Controtempo. E ciao, buonanotte a Dollini. Perfetto, sì. Tutto perfetto, sì. Sì, tutto perfetto, con però un giocatore particolarmente sveglio. Perché anche qui, ti dico, tutto bene, ma a volte io trovo che... ecco, quello che trovo in Conceição è che sia uno molto sveglio. Prima di essere molto bravo, è molto sveglio. Hai fatto vedere il suo taglio dentro, la situazione Savona-Kopp, hai fatto vedere l'uno contro uno, fai vedere che qua stringe... perché lui vuole andare a far gol, cioè lui è già lì, certo, per creare il pericolo. A volte ci sono altri giocatori che abbiamo commentato, ma non per forza voglio... cioè che fai sempre 30 per non far 31, ti fermano a mezza strada, non ci credono, non so come dire. E lui è uno che queste cose le ha, è uno che, ripeto, che è molto sveglio da questo punto. È sveglio. E ha una voglia pazza, Sì, ha molta voglia, intraprendente, si vede che è un giocatore. E tenerla bassa. Bassa, corpo messo bene, nel suo caso più difficile sbilanciarsi indietro, tac, e via. Bravi ragazzi. Ma tu hai già studiato l'Ipsia, mister? Non ancora, lo farò prima di Juventus di stasera. Stasera il mister torna, 22:30, sì. Una super puntata di Juventus. Mister, noi siamo in chiusura, tra breve arriva Zampini con tutta la truppa, perché mi ha detto un sacco di cose da far vedere, un sacco di cose da dire, carichissimo anche per la vittoria della Juventus che a lui è piaciuta, sapendo che ci saranno ancora magari degli alti e bassi, sapendo che adesso, ecco, la parola scudetto gliela diano al Napoli adesso, sì. La diano lì al Napoli, giusto mister? Sì, meritata, il primo, diamogliela loro. Continuiamo a non prendere gol, andiamo avanti così, che va bene. Grazie mister, grazie a te, tutti. Luca. Cash, Filippo, Platini disteso, ma soprattutto coloro che hanno rinnovato l'abbonamento qui, sulla piattaforma viola, Gareth De Ceglie, 39 mesi, Danmes, Antonio, Bu, Virginia, via Siva, ci segue, poi lei tra poco va in onda, quindi ha detto io mi abbono, Gemizzone, e poi viene in onda, Juventify, Gas United, tantissimi, da Randy Marsh a Jack Heisenberg, non posso ringraziarvi tutti, ringrazio My Bloody Juventine, Manto e tutti coloro che hanno seguito come Platini disteso. Ragazzi, godetevi Zampini. Ciao. Ciao.